amici, bentornati nel mio let's play di Cocomelon gioca con JJ. Dobbiamo finire di esplorare la casa. Siete pronti? Andiamo! Qui abbiamo esplorato nello scorso episodio e abbiamo trovato un amico topolino, ve lo ricordate? Ciao! Oh, scusa, stavi facendo la doccia! Ciao! Ok, poi siamo andati su. Abbiamo fatto un bel baghetto con le bolle, messo a posto i calzini e... che ne dite? Andiamo di qui! Una nuova stanza tutta da esplorare! Una lampada da spegnere! Oh. Che tenerezza! Coccole con JJ. E qui cosa c'è? Oh, ma dove è andata? Per fortuna è tornata. Ok, cosa ci sarà qui dentro, amici? Prima di andare a dormire, premi il pulsante A per far saltare la pecorella. Sì, certo, adesso mi ci metto. Bravo, bravo anche di più. Sì, 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 mi piace. Te l'ho detto, che a Mausi piace il letto. Uno, due, tre. Proprio tanto, wow! Mamma, ora leggimi una storia. Lo farò, io ti leggerò una storia. Grazie, mamma, poi farò la nanna. Sì, 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 mi piace. Mamma, le pecorelle. Ciao. Ok, e qui cosa c'è? Quanti bei giochi. Mettiamo in ordine. Un po' qua e un po' su, un po' là e un po' giù. Treni, barche, auto e bus e un aereo che vola nel blu. Punta lo stick sinistro verso un giocattolo e premi il pulsante A per prenderlo. Ma ora ogni cosa ritorna al suo posto, adesso riordina tutto. Sì, lo ammetto, oggi è stato uno spasso. Ma ora ogni cosa ritorna al suo posto e tutto adesso è ok.
dato uno spasso. Ma ora ogni cosa ritorna al suo posto e adesso riordina tutto. Sì, lo ammetto, oggi è stato uno spasso. Ma ora ogni cosa ritorna al suo posto e tutto adesso è ok. Scimmiette che saltano sul letto. Quattro scimmiette saltavano sul letto. Una cadde giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore. Il dottore ha detto: niente più scimmiette che saltano sul letto. Tre scimmiette saltavano sul letto. Una cadde giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore. Il dottore ha detto: niente più scimmiette che saltano sul letto. Due scimmiette saltavano sul letto. Una cadde giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore. Il dottore ha detto: niente più scimmiette che saltano sul letto. Una scimmietta saltava sul letto. Una cadde giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore. Il dottore ha detto: ora voi scimmiette filate dritte a letto.
adesivo delle scimmiette. Oh, poverine, sono tutte cadute giù dal letto. Bene, amici, anche questo episodio finisce qui. Questa stanza è davvero stata sia divertente che rilassante con le tenere coccole. Vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo episodio. Ciao amici, da me e JJ.